perse 10 di fila. Ne ho vinta una, adesso no, l'ultima era rematch, quindi non conta. Tra parentesi, l'ultima partita, vaffanculo. Ve la faccio vedere, vi faccio vedere solo una cosa veloce. E poi andiamo a giocare perché ho fatto un grab della Madonna. Ho fatto un grab della Madonna ed è stato rematch. Infatti mi è venuto un po' da piangere. Adesso vi faccio vedere. Ah, tra parentesi, devo tirare sul green screen. Ok. Allora. Tac. Vi faccio vedere. Sta qua era la partita di prima. Com'è che si fa? Regia automatica? No, voglio vedere su Franco 17. Ok. Vi faccio vedere su una cosa. Io dico a tutti. Venite con me. Andiamo in mid. Faccio un top grab. Tipo di quelli che Asghan away, cosa? Cioè, mi è piaciuto veramente un sacco il predict che ho fatto qua su Garen. Io arrivo qui. Ci troviamo Garen in faccia. E dico, non grab adesso, perché flasha. E dico, andrà qui. Preso. Secco. Rematch perché Tryndamere era Afk. Dopo è continuata bot. Abbiamo fatto altre due kill. Rematch. Perché Tryndamere era Afk. La sentite la mia gioia? La sentite la mia gioia? Bello, è bello quando è così. Ah. Però vabbè. Dai, una l'hai vinta, sì, ma ultimamente c'è... Ahimè, LOL fa questa cosa simpatica e bella, che se perdi 2-3 partite di seguito ti mette in losing streak. Cioè, cos'è che fa? Ti mette in partita con altri che hanno perso tante partite. E quindi ogni singola partita è tanto così dal tilt, tutti quanti che tiltano, è una cosa veramente... Aspetta, chiudo la finestra. È una cosa veramente difficile da fare. E dall'altro punto di vista, se ne vinci tante, ti metti in winning streak. Cioè, io ho fatto una winning streak di 12 partite l'altro giorno. 12 di fila tutte vinte. E infatti, cioè, ho il mio... come si chiama? OP.gg è tutto rosso e tutto blu. Cioè, ma proprio a blocchi. E... Imbarazzante come cosa. Spero che la cambiano. Prendo più LP adesso che ho perso di quando ho vinto. Anche questa roba qua. Ne ho vinte 12 di seguito. Ho arrivato al 50%. No, 54% win rate. No, forse anche 55. Prendevo 13 LP. Se perdevo ne perdevo 17. Adesso se vinco ne prendo 15. Non ho ben capito. Stasera, ragazzi, non penso che farò live. Se no, se la faccio tardi. Perché vado con Clara. Esco con Clara che andiamo a cena. Io voglio Morgana con Jin. Con Jin voglio una bella Morgana. Che uno Xerath non sarebbe male. Ah, banno Ezreal. Tira di quelle pacche immonde ora come ora e si cura un sacco. Xerath? Morgana? Sai giocare, Zyra? Sa giocare ogni singolo support. Sono indeciso chi giocare. Allora, Xerath ultimamente con Jhin è... Cioè, è una macchina da guerra, però devi avere un Jhin che ti segue le giocate. Xerath fa la sua... Non so mai quali sono, quelle... Jhin stunna, Xerath arriva tranquillo, stunna anche lui, ci buttano tutte le mosse che vogliono di... Tutto ed è facilissimo. L'altro non funziona anche con Morgana. Gli butto la W, Jhin stunna con la sua e poi blocco di Q. Però è già meno efficace. Vediamo chi giochiamo. Devo vedere che team hanno. Sono molto indeciso se andare di Xerath. Il tuo champ preferito? Allora, quello con cui ho più punti è Ezreal. Secondo c'ho Tahm Kench, quello con cui sono diventato più bravo. Ero arrivato a essere 400esimo al mondo su Tahm Kench, mi pare. Che è stato il momento in cui ero più bravo con lui. Quello che gioco meglio probabilmente è Thresh al momento. Thresh o Morgana?
Andrei di trash, abbiamo già un sacco di AP. Pyke no, Morgana no. Mi serve qualcuno con vari stun. Leona? Forse anche Leona. Vado di trash, ma forse anche Leona era buona. Ok, ho già le sue rune. No, Lux non sarebbe... Allora, Lux conta che abbiamo Vayne, che ha un dash, e a quel punto poi veniva a scoparmi dietro la DC. Mi serve qualcosa che possa, bene o male, bloccare Vayne il più possibile. Questo qua sarà un sacco di gente che cerca di saltarmi addosso alla mia DC. Ho Nocturne, ho Wukong invisibile, ho Vayne. Per questo ho scelto Thresh. Se avessi scelto Morgana, buona per la combo con Jhin. Però metti che sbaglio la Q su Vayne, non ci faccio più un cazzo. Vayne può attaccare il mio DC quanto cazzo vuole per tutto il tempo. C'è Poldo che mi scrive cose. Quanti skin hai con Thresh? Non lo so sinceramente. 3 o 4? Sono indeciso. Però voglio una musica un po' più attiva. E non voglio che Poldo mi scriva. Vergogna, Poldo. Tac. Cosa mi metto? Mi metto... Questa. No, questa è la pubblicità. Questa è la pubblicità. Potevi prendere Tam che serviva una frontline al tuo team. Effettivamente non era male. Effettivamente Tam Kench non era cazzo male. Vero, fuck. Proteggevo dall'ulti di Zix, proteggevo dall'ulti di Nocturne. Fuck. Ok. Vanno due top, non lo provo neanche il grab. Tipo noi arriviamo da qui. Beccavo qualcuno? Beccavo lei. Probabilmente riuscivo a prendere Vayne. Analaki! Milioni di punti su Tahm Kench non lo picca, perché ultimamente Tahm Kench non è così buono. Tahm Kench ha forza di nerfatine qua, nerfatine là. Ora come ora non è un campione così buono, secondo me, da giocare in Ranked. Perché non ha granché combo. È un campione giusto per salvare e fare gli 1v1 se lo vuoi. Già in fight non hai granché combo, quindi preferisco qualcosa con un kit un po' più grosso. Hai usato dopo il tesoro? Il rework di Tam non vedo l'ora che ci sia. Probabilmente diventerà... Cioè, molto probabilmente abbandonerà la bot. Non sarà più un support, ma andrà top lane, secondo me. Io ho visto lo stacco AP di Tam. Sono un sacco curioso se si potrà fare AP tank. Se si potrà fare un AP tank, secondo me potrebbe venire molto molto figo. Cioè, la Q stacca col 100%, la W col 125%, mi pare. Ok, venno flash. Ok. Lì l'ho usato? No. Perfetto, se la rigrab è morta. Ma pensavo che... Ah, Jhin al Dark Harvest, per quello è rimasto così tanto lui. Non l'avevo considerato. Lascia qui che ce la frizza un po'. 650 flash Vayne. Ma che bravi che siete, che mi fate anche da counter. Dove sta andando quell'altro? A spasso. Troppo palese l'ho fatto. Buona l'idea, troppo palese il grab. La Q si allunga con la grandezza. Non la sapevo questa. What the fuck? Veramente? Fanno che la Q di Tahm Kench si allunga più grande diventa? Vayne, hai cagato fuori dal vaso, ma non poco, eh. Ma non poco.
Povera Zyra. Guardala com'è. Lei si impegna. A posto, possiamo andarcene. Dai, vieni a grabbarci. Vieni, dai. Puoi togliere il recall entrambi. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare, Zyra. Vieni. Vieni. Pussi. Pussi di una Zyra. Dovevi venirci. Ma che figo, allora, se la Q si allunga così è stracarino, stracarino, mi piace. Top, soffre un po' di minion. Un Malzahar che soffre di farm contro un Wukong, perché? Mid pare normale per tutti e due, non ha usato Summoner. Come fai a perdere di farm con Malzahar contro Wukong? C'è! Sei range, della prima mossa non ti può colpire. Quindi quando ti salta addosso non ti fa niente. Qual è la dinamica con cui puoi perderla? E l'ho toccata, l'ho toccata! L'ho toccata! Io tocco molto schifo. Oh, signorina Vance era molto vicina. Ha avuto giusto giusto il riflessino lì. Giusto giusto. Le vogliamo uccidere queste o facciamo niente? Pace eri molto vicina. Mezzo lo giochi support? No, l'avevo giocato a DC perché è stato tipo il primo campione che ho mainato. Bello questo minion. Mio, mio. L'ho preso, picchialo. L'ho preso il minion. C'è un Nocturne di là, al 6 no, però potrebbe farlo a breve. Viene ancora al 3. Mi tocca! Ma non lo fa il drago adesso, da solo non può Nocturne. Fra, che cazzo... Ma perché è dovuto andare lì? Glielo lascio il drago. Che cosa devo fare adesso? E al 6? No. Fanno il drago. Cosa c'è da fare? Prob Drake. Zira. SS. Noi avvertiamo che se arriva a mid e li pesta sangue non è colpa nostra. Esatto. Ma hai giocato trash top? Quando gioco con gli smurf, sì, magari qualche volta, tipo in silver o così, sì. Però mai fatto granché azioni belle. Ma attacca là! Ma c'avevi minion dalla tua? C'era... Nocturne potrebbe avere il 6, occhio, Jin. Che lo è? Platino... 3, 4 al momento. Platino basso. Dopo che ho perso tutte quelle partite, platino basso. Fammici mettere questa qua. Questa lì. Continua a sbagliare sti grabbini qua. Devo un po' riprendermici la mano su questi grab qui. Picchia le piantine! Sacco paura Nocturne. Sai perché se la argasse tanto cattiva? Avrei detto che lì me la attaccava. Cioè, ero stunnato. Tra i minion avrebbe dovuto attaccarla. Tra poco Nocturne bot, tra pochissimo. Mamma mia, lo sento proprio... Sento l'odore, il lezzo, il sudiciume dello Nocturne. Zix, aveva ricolato e basta. C'è niente mid. Si pezzo una wardina e me ne vado. Ah, avrei le scarpette.
Questa la vendo, mi compro due di queste. Ok, Nocturne. Knockbot Sight. Here. Rob Blue. Porb. It's Porb Blue. Non ho la ward da metterci lì. Sì, ho scritto Sight, non so perché invece che Side. Ma ho anche scritto Porb, ho scritto un po' di cose sbagliate. Prati sta pulendo. Ecco, lo sapevo. Madonna, Fra, se lo sapevo. Madonna, Fra, se lo sapevo. Ma ti cago in testa, coglione. Ti cago in testa. Knowledge del gioco 7 almeno. Mamma mia. Ma Fra. Ma torna in giungla che almeno i minion non t'ammazzano. Qua c'hai il super the god. Tutte io le prendo le kill, non serve una Jhin. Quella vena è brutta. Vai, vai, tutta vostra quella ward. Fra, se ti facevi prendere però mi veniva un po' da piangere. No, in questa giornata sono a Milano. A Trento ci tornerò a fine mese per il compleanno. Il Nocturne secondo me ritorna bot secco. Lo rivuole il suo buff. Rompila. Rompo io? Va bene. Erano tre gold preziosi, eh. Erano tre gold preziosi. Potevo grabbarla, Zyra, effettivamente. Non era così impossible. Vorrei tornare in base a prendermi le scarpette per muovermi. Così da aiutare Mid anche. Ah, Mid si sono scambiati Wukong. Ah, Malzar ha vinto. Ok, mi pareva strano che Malzar non riuscisse a vincere contro Wukong. Ok. Quando loro recollano, ce lo possiamo andare anche noi. Top la vinta al Jungler. Bravo! Non giochi con l'Hexaflash? Mi ci trovo malissimo con l'Hexaflash. Non... mi ci trovo veramente male, faccio fatica, quindi difficilmente lo gioco se... Ma addirittura l'ulti? Sono bloccato! Sono mamma bloccato! Ma la piantina, ma avete visto? Ma perché questo gioco è fatto così bene? Ma perché questo gioco è fatto così bene? Ero bloccato tra la piantina e il muro! No! Piango! Piango! Piango tantissimo! Il mega stun di Zyra! Il mega stun trappolone della morte! Ci sono morti tutti! Ah! Fra, vieni, vieni, vieni! Ah, pensavo andasse da quella. Che storia! La fa cappata, la fa cappata. No, 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 non c'è la lanterna, non c'è la lanterna. Non c'è la lanterna, Fra, non c'è la lanterna. Che storia! Scusa, arrivo. 0617 gifti dati a Run Sub tu. Zo, grazie per il regalo del sub e grazie mille per il... Fuck! Nocturne di merda! Vieni, vai! Jhin! Jhin! Mi servi, Jhin! Attaccalo! Ma perché non l'ha attaccato? Era morto! Allora, mi sono perso via. Sdado, grazie per il Prime, benvenuto! Sta qua l'ho intata. Pensavo che Jhin ci stesse tantissimo. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io a starci troppo. Pensavo che Jhin mi seguisse. Non so perché aveva così tanta paura. Non ne ho la mia idea. Comunque, grazie Dado e grazie Gio per l'abbonamento regalato. Ad Andrea. Andrea, ringrazia se ci sei. Jhin, devi... Cattivi siamo, cazzo, cattivi. Le kill ce le hai. Due. Il farm anche. Dobbiamo essere più cattivi, ho più kill. Sono primo per kill del team.
Sono primo per kill del team. Ok. Zaira, SS. Nocturne brutto, Nocturne brutto lì. Gina stra paura della R di Nocturne. Ha troppa paura, continua a pingarla, non fighta. Non troppo, meno paura Jin. Questo vabbè, questa era sulla fiducia. Era un grab, diciamo, per proprio per l'umanità. Meno paura, cucciolino, che ci sono io che ti proteggo. Ti faccio le coccoline. Si va adesso al tuo blu lui. Lui è praticamente morto. Fra, è un problema, Ok. Dove è andato? Ok. Non è morto! Non è morto! Non c'è morto, non ci credo. Ma porca puttana. Non pensavo servisse l'ignite lì. Devo andare su ogni kill cattivissimo con la cattiveria di mille soli. Comunque Ryze che pinga, arriva, non viene. Brutta cosa, brutto Ryze. Sta un po' dormicchiando mid. Fuck, perché ho fatto questo brutto errore? Bravo Dado che fai punto esclamativo Telegram. Ragazzi, c'è il gruppo Telegram per i sub, anche per quelli nuovi che l'hanno appena fatta, vi avviso, in cui vi mando le foto dei piedi. Brutto fuso e body shaming. È mental shaming. Allora, ci abbiamo lui buono. A lui potrebbe essere buono. Lui non mi dà troppissima fiducia. Ok. Se Zaire si facesse vedere lì sarebbe tanta roba. Più vision li togliamo meglio è. Jin farma lì tranquillo. Non hanno vision lì. Questa qua l'abbiamo protetta. Lo sanno. Non vedo un cazzo! Non vedo proprio un cazzo. Fattibile forse una kill? No, più fattibile andare via dal cazzo qua. Non sono concentrato. Devo concentrarmi di più. Male. Fammi abbassare un po' la musica. La tengo bassissima la musica. Qui ho proprio fatto zero. Ok, abbiamo Viego che è quello tiltato. Perfetto. Ok.
ok. Non c'è lì nessuno. Qual è la nostra winning condition in team fight? Che è più forte? Di scherzo, forse in team fight siamo più forti noi, Di scherzo, penso che siamo più forti noi in team fight. Niente. Fammi scappare. Fammi scappare. Fammi scappare. Male male sta giocando. Ma veramente male male. Se guardate voi vincete sempre. Seems a problem. Nocturne. Come proteggo il mio DC da Nocturne? Voglio proteggere il mio DC da Nocturne. Mi conviene proteggere. Top, senza ward pushando. Hanno iniziato a tiltare. Hanno iniziato a tiltare senza se, senza ma. È andata. Infatti, top pushando senza ward e scrive XD è. È proprio il segno inequivocabile. È il segno inequivocabile che è andato, signori. Sono al Baron e abbiamo poco da fare. Vuoto il cavaliere. Sì, probabilmente meglio. Non sono riuscito a fare il Baron? Ok. Perché non sono riuscito a fare il Baron? Cosa li ha bloccati? Vieni via da Nocturne. Io sono un sacco dietro di livelli. Devo fare un sacco di livelli, ho rombato troppo. Sta qua è una cosa che non riesco mai a gestirmi bene. Non riesco mai a gestirmelo bene quando rombo troppo. Devo imparare a farla sta roba qui. Oh. Picchialo! Fuck! Fammi grabbare! Loro sono sempre assieme! Non dobbiamo fightarli quando li troviamo. Bisogna andare di split push a sto punto. Ho troppe poche info, troppe poche info. Non sto giocando bene come dovrei. Non sto giocando bene come dovrei. Botto del cavaliere, non devo fare la... Fa nulla. Tac. Annulla, annulla. Prendo questa. Prendo questa. Faccio così. 1250. Vision non ne hanno. Noi stiamo giocando tutti quanti separatissimi. Questa è la parte sbagliata. Non stiamo giocando insieme. Via via, lascia tutto fra. Ma si lancia su Wukong. Sempre apprezzato il lancio del Wukong. Cosa ho fatto? Cosa ho sbagliato quel grab? Sono tiltato anch'io probabilmente. Sono tiltato anch'io. Non devo fare le ranked in live. O se no devo fare più ranked in live per allenarmi. Però fatto sta che mi disconcentro tantissimo. Quante streak siamo per il record? Contiamo. Sto giocando malissimo in questi giorni ma contiamo. Ho fatto una vittoria che ha rovinato un po' il tutto, Però eravamo 3, 6... 9 10
Siamo a 10. Eravamo riusciti ad arrivare a 10. Ho fatto una vittoria prima, quindi... La crudeltà è un dono che ho ricevuto da te. Male male. Non... Cioè, non è così neanche così tanto persa. A parte il drago. Il drago è tanto perso. Zyra. Zyra Ziggs in mid. Su cosa devo dare vision al momento? Baron. Loro giocheranno parecchio aggressivi. Orco porco. Ok, bravo, bravo Viego, bravo Viego. Bravissimo Viego. Va bene, Malzar se ne sta fregando proprio il cazzo. Noi potremmo essere tutti quanti morti, ma Malzar fregherebbe proprio il cazzo. Non togliere per il caps, Yukin. Non bannare per il caps. Quello lì a me non dà fastidio per niente, non ho mai capito i ban per caps. No, vai via Malzar. Ok. Io nel dubbio lo metto l'Ignite, ormai non mi ci fido più degli altri. C'è un tutto per tutto. Bravo Malzar. Bravo Malzar. Ben Zyra. C'ero quasi. Non ce l'avevo fra. Non ce l'avevo la cosa. L'abbiamo provata, c'era solo Zyra, era da prenderla lì. Ho fallito, ma l'ho provata. Ci si prova. Poi 6-2-6, cosa rompi i coglioni, Diego, a pingare. Ah! Quante torri abbiamo preso? Due torri? Un sacco di kill? Molto bene. Nocturne top, non dovrei avere troppi problemi a stare qui. Ok. Madonna Viego, se sei brutto. Madonna Viego, se sei brutto da vedere. Ziggs è il loro più grande carry al momento. Tre qua. È una cosa buona, perché Ziggs non è neanche così difficile da pigliare. Allora, essendo in losing streak mi mette con altra gente che sta perdendo. Viego probabilmente in una... non è una sua bella giornata, quindi è iper tiltato già di suo. Prima ho fatto la partita che è stata persa con Blitzcrank che... Madonna, era veramente impossibile da vincere. Ho rombato top, ho dato 2 kill al top, 2 kill al mid. In bot avevo preso una kill, tutto quanto così. Però in MS la gente è tanto tiltata. Puoi fare il cazzo che vuoi, non li detilti. Cosa, toglila. Non andarci che c'è il... Sono 3 gold, non te ne fai un cazzo adesso di 3 gold. E lei c'è la maschera. Vai in bot. Noi dobbiamo stallarla così. Non è una cosa buona. C'è questo qua, questo lo vogliamo. Questo lo vogliamo. Rez al TP, Rez al TP. Questo cazzo lo vogliamo. Cazzo se lo vogliamo questo.
Se riusciamo a prendere questo, se riusciamo a prendere questo è tanta roba. Io sto su Jin. Sto su Jin secco. È l'unica. Pulita. Pulita. Fuck, loro sono già di dentro. Non la migliore ulti degli ultimi anni, però va bene, Diego, dai. Raids, cosa cazzo sta facendo? Perché, Raids? Perché? Ma porca puttana. L'ha uccisa Vayne? Va bene, Vayne almeno è morta. Oh, oh, ok, ne abbiamo, oh, abbiamo ucciso un po'. Hanno ancora noi due il drago? Peccato, se non avevano il drago lì probabilmente riusciva a sopravvivere. L'obiettore per il drago maggiore worth? Non lo so, è con loro. Cioè, no, così è stata worthissima. 3 kill, inibitore, tutto quanto. Anche noi abbiamo perso l'inibitore. Sono sto Jin qua, è veramente spazzatura. Fatto bene a prenderle io le kill. Fatto bene. Potevate vincere un fight e fare Elder. Probabilmente sì, cioè, Ryze ha un farm della madonna. Cioè, Ryze a 30 minuti ha 290 minion. È un bacia manina, ma proprio... Cioè, ne ha il doppio nel nostro coso. Non so se proteggere Ryze a sto punto. Proteggere Ryze. Ha più senso di proteggere Jin. Jin fa un fracco di danno, però mi ci muore subito. Sapevo che c'era qualcuno lì, infatti era rischiosetta come ward. Devo capire chi proteggere bene. Se riuscissimo a prendere Ziggs sarebbe tanta tanta roba. 12 kill a Ziggs. Cioè loro senza Ziggs avrebbero 13 kill, quindi non è che sono messi proprio benissimo. Tutto. Ero convintissimo di averlo preso. Rezzo già Rabadon intero. Rezzo non è male come build, eh. 4 oggetti. Mi scherza, 4 oggetti non sono male al momento. Io ne ho 2! Ci avevo sperato in quel grab, ci avevo sperato molto. Ce lo prendevo e ci andavo dentro con la cattiveria di 42.000 soli. Rez vuole una trappola. A me serve esperienza, però. Possiamo smetterla di fare il... Nocturne probabilmente va bot. Se Nocturne ulta devo... lo sappiamo, fra. Cosa ho fatto? Non ho visto la mia vita! Ero... Questo qui è stata una bronzata.
Una bronzata enorme ho fatto. Intato. Ho intato. Ho intato tantissimo. Ho intato la vita. Porca puttana, qui se l'ho intata. Ma qui veramente ho popi popi. Ma popi popi tutta. Popi popi tutta. L'ho persa, l'ho persa, l'ho persa. Popi popi. Sì, sì, è game, è game. Ah, fuck. Fuck, qui l'ho fatta proprio da popi popi.